Buonasera a lei. Buonasera. Quello che ha sorpreso, no, che schiude una riflessione, è il secondo tempo, cioè questa incapacità di reagire dal punto di vista fisico e forse mentale. Le chiedo se questo è un aspetto che la preoccupa, se si aspettava questa difficoltà così palese e secondo lei da che cosa è dovuta? Ma io non la metterei così esagerata come me l'ha posta lei, nel senso che in alcuni momenti abbiamo perso il palleggio e soprattutto dopo quando ho messo calciatori freschi mi aspettavo sicuramente qualcosa di più sotto questo aspetto qui, oppure il disegno era un po' quello lì. Invece abbiamo cominciato l'azione buttando la palla e abbiamo avvantaggiato la loro fisicità, però poi fatto determinante è che la facevamo girare un po' lenta nel mezzo al campo, perché abbiamo perso troppi palloni che non erano contesi, erano nostri. Per cui ci si prende le responsabilità che si hanno e se quello è il livello bisogna accettare questo pareggio qui, ecco. Sì, eccomi. Buonasera. No, vorrei chiederle di Lobotka, che si è infortunato, se già ci può dire qualcosa. Ed è stata la sua uscita forse che ha cambiato la partita, perché proprio in quel momento la Roma poi ha preso un po' il sopravvento a centrocampo. Probabilmente coinciso il fatto della sua uscita, perché la palla poi da lì è girata un po' meno bene, però gli altri calciatori che sono rimasti in campo e quelli che l'hanno sostituito hanno altrettante qualità come c'ha lui, per cui non penso sia la differenza del livello. Poi lui ha sentito questo forte crampo, però non dovrebbe avere il muscolo infortunato, rotto, ecco. Però sono valutazioni da fare. Sì, mister, buonasera. Le chiedo le sensazioni, chiaramente c'è delusione, però le ultime 5, come si pone il Napoli come convinzione di poter arrivare fino alla fine in lotta? Noi non abbiamo altra scelta, abbiamo degli obblighi che sono quelli, fino a che non c'è la matematica, di dover giocare per vincere le partite, per cui come dicevo prima della partita, dicevo che non so le percentuali che ci rimangono, ma so le percentuali degli obblighi che abbiamo. Il 100% è provare a vincere tutte le partite che abbiamo davanti, per cui andremo a fare questo, ecco. Buonasera, sono qui. Volevo chiederle, nei cambi soprattutto, i cambi nel finale, al di là della questione tattica a cui non mi addentro, però si può dire che... Al di là della questione tattica che? In cui non mi addentro, perché non sono un allenatore, sono un giornalista, però possiamo dire che lei in panchina percepisce anche in altre partite una instabilità, diciamo, caratteriale, mentale della squadra, cioè la squadra va in paura, ha paura di perdere, paura di franargli il terreno sotto i piedi. È un'interpretazione corretta? Per quanto riguarda i cambi sono stati fatti tutti per avere più possibilità di possesso palla, più mantenimento palla, perché poi nel mezzo al campo da ultimo avevamo 4 giocatori freschi che potevano gestire lo scorrimento della partita. E poi un pochettino alla fisicità, perché questa squadra qui è una di quelle più forti sulle palle inattive, avevano cominciato a randellare la palla. Questi 2 quinti avevamo fatta molta fatica sullo scalare sui quinti, e per cui ci siamo messi a specchio,
tentando di avere la possibilità facile di lettura qual è. E invece poi non siamo riusciti a far girare la palla. Su quello scorrimento di palla addirittura ci siamo lasciati trascinare troppo in zona palla senza magari Marco e Scivolo, questa doppia interpretazione, siamo andati troppo sull'uomo e loro l'hanno fatta arrivare a quello ultimo, si poteva atteggiarci un pochettino meglio. Da un punto di vista di fragilità non lo so, so che il calcio sta andando verso questa volontà di fare un calcio più di uomo contro uomo, più fisico, più cattivo da un punto di vista del duello, e noi lì un pochettino, se non siamo bravi a gestire la palla, un po' se ne paga delle conseguenze, ecco. Però poi in molte partite abbiamo fatto prevalere quella che è la nostra qualità di saper gestire il pallone, oggi un pochettino meno da ultimo. Buonasera, come stai? Tutto bene, lei? Bene. Allora, Roma sa che c'è questo grande sogno di vincere il primo trofeo dopo l'ultimo che ha vinto lei, e per farcela bisogna battere il Leicester che lei ha affrontato. Che partita sarà, che avversario sarà per la Roma? No, quello ha domandato al vostro allenatore, non lo domandare a me, che lui sa tutto, soprattutto anche del calcio inglese, per cui sicuramente non è un avversario molto comodo, perché hanno potenziale offensivo, hanno una rosa importante. Noi in quel periodo lì ce l'abbiamo fatta, però è stata una vittoria soffertissima, per cui mi aspetto che sia una partita equilibrata, ma io faccio il tifo per la Roma. I miei figli naturalmente sono cresciuti lì, per cui il passato non si dimentica. Buonasera mister, ritorno nella parte che poi ha determinato il risultato finale. In quegli ultimi 10 minuti, quando sono usciti poi Osimhen e Insigne, non crede di aver dato più campo alla Roma, specialmente poi con il cambio che ha fatto Mourinho, togliendo togliendo se Mancini? No, si va sempre lì. In fondo all'anno voi andate da De Laurentiis, voi gli dite, secondo me cambia sempre male, perché ora si va sempre a finire lì, cambia male. No, la mia domanda è un'altra. Non crede che il Napoli sia abbassato ancora di più togliendo i due attaccanti e inserendo... Togliendo i due attaccanti, allora, Osimhen sa far quello perché è molto bravo, ogni tanto a dare degli strappi, ogni tanto a reggere palla addosso. In quel momento lì la partita era quella lo stesso, anche con Osimhen in campo. Con Dris io cercavo, Dris è più bravo a palleggiare, più bravo a venire incontro, a tenere la squadra corta. Poi l'ultima partita Osimhen non c'era e si è vinta con Dris. Poi volete Dris in campo, poi tutte le volte, se no si trova sempre qualche cosa da dire, diventa troppo facile in questa maniera qui. Noi abbiamo palleggiato male perché non si è tenuto palla, si è persa, si è portata, abbiamo perso delle palle in mezzo al campo che non possiamo perdere in quella maniera lì, non siamo stati più squadra che ha questa convinzione di avere questa qualità. Poi è chiaro che le sostituzioni, se i risultati, se tenendo in campo quella squadra lì avessi pareggiato lo stesso, perché un pochettino soffrendo, stavamo già soffrendo, allora perché non hai cambiato? È un gioco dove se ne esce male, ecco. Le sostituzioni si fanno, ora ce ne sono 5. ADL mi brontola sempre perché sostituisco sempre troppo tardi. Mi dice ho sostituito che non dovevo sostituire, per cui ognuno sulle sostituzioni ha le soluzioni per la partita, insomma. Grazie a tutti, buonasera, grazie.